Si è tenuto a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, un incontro per valutare le prospettive future del porto di Saline Ioniche, ad oggi completamente ostruito dalla sabbia ed inutilizzabile. L'incontro è stato convocato e presieduto dall'assessore regionale alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, al fine di valutare in particolare la possibilità che il porto sia incluso fra quelli rientranti nella competenza dell'autorità di sistema portuale dello stretto e affinché nell'area retroportuale sia estesa la zona economica speciale ZES. Catalfamo, è scritto in una nota dell'assessorato, ha avviato i lavori auspicando che la collocazione del porto all'interno del perimetro dell'autorità di sistema portuale possa costruire il giusto inquadramento per il rilancio del porto e dell'area retroportuale in un quadro di sinergie fra i vari attori coinvolti. L'assessore ha anche evidenziato che alle positive ricadute economico-turistiche e commerciali si aggiungeranno quelle ambientali e paesaggistiche sulle aree costiere limitrofe che negli ultimi decenni hanno subito danni incommensurabili in conseguenza dell'insabbiamento del porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Mario Mega, si sottolinea, ha accolto positivamente l'iniziativa, peraltro già prevista negli atti di programmazione del proprio ente, evidenziando la fondamentale importanza della istituzione di un'area ZES nel retroporto. L'idea, inoltre, prosegue la nota, è stata fin da subito condivisa dal sindaco di Montebello Ionico, Maria Foti, ritenendo che le potenzialità del porto per più funzioni commerciale, turistiche e peschereccia rendano indispensabile la convergenza e l'unità di intenti, da cui potrebbe scaturire il rilancio economico, sociale e produttivo di un'area ormai abbandonata da anni. Hanno manifestato il loro interesse anche, viene specificato, il commissario del CORAP, Renato Bellofiore, competente su un'importante area industriale nel retroporto, così come l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che prevede la realizzazione di un polo tecnologico nelle dismesse officine delle Ferrovie dello Stato. Mi auguro, conclude l'assessore Catalfamo, possa essere il volano la forte sinergia istituzionale registrata per celebrare definizione di una iniziativa che cambierebbe radicalmente il volto di un'area dimenticata al sud e del sud della Calabria, che in virtù delle proprie potenzialità paesaggistiche si candida a divenire anche il polo di elevatissima valenza culturale, commerciale, turistico.